Ed eccoci qui con un altro pacco di Amazon, un unwrapping, uno scartamento, perdonate i guanti da Padre Pio, ma fa freddo. Allora, andiamo che a scartare questo pacco. Che cosa abbiamo preso questa volta? È spedito da Amazon, è arrivato in 2 giorni, praticamente molto veloce. Amazon ormai è infallibile, lo conoscete tutti come spedizioni. Insomma, andiamo ad alzare un pochino la videocamera, ecco. E così possiamo vedere anche meglio. Allora, scartiamo. È praticamente un accessorio importante per vedere al meglio il nostro tablet. Allora, tutti parlano di accessori strani, cioè strani, utili, Bluetooth, tastiere che si interfacciano. Ecco, si apre da qua. Si interfacciano al nostro tablet. Custodi e quant'altro, ma pochi sanno, per esempio, ecco qui il pacco, vedete, molto ben imballato. Pochi sanno che esistono degli accessori come questo che andiamo a montare, che permette di poter montare il nostro tablet su un a letto. Io non lo nascondo, spesso vedo un film, video su YouTube, no? Stando a letto. E però è scomodissimo, mal di schiena, non so come reggerlo. Questo qui è un reggi-tablet, è un supporto che regge il tablet. Lo scartiamo, vedete? Eccolo, praticamente è molto duro. Ma ho letto una recensione, diceva i materiali pessimi, ma a me i materiali sembrano molto, molto duri. Eccolo qua, ovviamente questo qui si attacca alla... dove lo vogliamo attaccare, insomma, e andiamolo a spostare e a mettere su un tavolo. Colpo d'occhio, prendo la videocamera in mano, eccolo qua, eccolo qua. Questo è quanto, quindi il pacco è quello, l'abbiamo scattato e questo è tutto quanto. Ora questa cosa qui la svitiamo, la attacchiamo per esempio al bordo di questo tavolo. E come possiamo fare? Facciamo semplicemente in questo modo. Allora, facciamo così, in questo modo attaccheremo, perdonate un po' il disordine nell'ufficio, ecco, facciamo così, ecco. E adesso andiamo a montare qui questo nostro, vedete? Vedete come funziona? Eccolo qua. Dunque, con il nostro video prendiamo un tablet in questo modo, con le mani ovviamente. Prendiamo un tablet un po' sporchino e lo poggiamo un attimo qui. L'obiettivo è praticamente fare in modo che questo supporto che vedete possa essere montato, per esempio, al bordo di questa scrivania. Ecco qua, lo assicuriamo in questo modo, vedete, si allarga, anzi un po' più, spostiamo un pochino più qua la videocamera. Ecco qua, un video tutto al volo, in diretta. Adesso prende il volo pure ecco qua, credo che così possa andare bene. Vedete, lo attacchiamo qua. Ecco, lo attacchiamo qua, cercando di non rovinare questa bella scrivania. Comunque, ho letto materiali scadenti, no? Di questo aggeggio, qui c'era una recensione. A me non sembrano materiali scadenti, assolutamente. Quindi, prima cosa, ecco, ed eccoci qua, praticamente abbiamo quasi fatto, ragazzi. Molto veloce da montare, quindi un'ottima cosa. Ecco, qui c'è anche la tastiera. Per esempio, questo può essere usato anche come leggio, no? Attaccandoci il tablet. Ma adesso andiamo a ruotarlo e come potete vedere c'è questo reggi tablet qui, a cui adesso appunto noi inseriremo il tablet. E questo qui è il supporto che del tablet. Abbiamo attaccato qui alla scrivania il reggi tablet e questo va in questo buco così, si spinge con una mano, non so se ci riuscivo, ecco, ci sono riuscito,
E poi si assicura, cioè si blocca, non so se va in questo modo, no, credo in quest'altro, ecco così, si gira, ecco, si avvita qui e praticamente poi si blocca anche per allargare, si prende il tablet, per esempio questo è un 10, un Samsung Tab 2, 10 pollici, e lo si poggia qua. Così, in questo modo. E poi l'ho attaccato qui, abbiamo stretto qui sopra, regolato in pochi secondi e bloccato con questa molla, si alza o si allarga e poi si blocca con la molla. E ecco qua, ragazzi, allora, veramente a prima impressione molto positiva, molto molto positiva, perché ecco, questo nostro tablet lo possiamo modellare ed alzare a nostro piacimento. Vedete? Ovviamente va, c'è la molla, va un attimo regolato. Ok, ed eccoci qua quindi ad aver scartato questo Reggie tablet comodo pure per un letto, per una scrivania, per la tastiera, per il pianoforte, la chitarra, insomma, per tantissime attività negli ospedali, insomma, ovunque, molto molto comodo. Il prezzo intorno, mi sembra, se non era intorno ai 25 euro su Amazon, spedito in 2 giorni, eccezionale prodotto, comprato mi sembra a Piacenza. Ciao a tutti, alla prossima, al prossimo unwrapping.